Adesso taglio i fili per un altro campione, sempre un pezzo di 30 centimetri. Me ne vuole 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18. Ecco, io taglio qui. Adesso metto su l'altro filo, nodi, metto così, come abbiamo fatto con l'altro. Comincio a mettere su come l'altro, prendo il primo filo e metto su il filo doppio. Adesso invece prendo su tutti e due i fili e così li faccio passare di sotto e poi così. Sempre lo stesso meccanismo. Faccio il solito cordoncino, sempre due nodi ogni filo. Fate scivolare. Adesso metto qua anche questo lo spillo, dato bene. Adesso prendo quattro fili, due e due, poi faccio le colonnine come ho fatto nell'altro. Sempre uno teso, il portarono dritto tirato e l'altro singolo. Poi dopo cambio la mano, dritto quest'altro, sempre così, per cinque nodi. E 5. Adesso metto un altro portanodi. Adesso prendo solo un filo, altrimenti scappa, la solita storia. Adesso li prendo tutti e due. E faccio il cordoncino come ho fatto di sopra, sempre due nodi scivolati.
sommato non devono mai venire troppo radio o sormontati. Devono essere vicini e basta. Tutti uguali. I bastoncini devono essere dritti, quindi bisogna spennarli con le mani quando sono un po' storti. Ecco, adesso fermo qua, è tirato. Ecco, 2, 4 e 5, questa è la metà. 2, 4, questa è la metà. Adesso incomincio a fare il primo giro tipo da destra verso sinistra. Primo filo sempre portanodi. Sempre il primo filo, il primo nodo e poi il portanodi. Ecco. Prendo su il primo filo qua, insieme al portanodi e poi faccio un altro cordoncino. Adesso quello lì è finito, faccio l'altro lavoro a specchio. Prendo sempre il primo filo da sinistra, la porto verso destra, sempre obliquo e faccio il cordoncino. Faccio altri due giri di cordoncino, prendo i due del mezzo e poi annodo sempre il nodo scivolato, così. Adesso faccio il cordoncino.
adesso ho finito il primo cordoncino, adesso vado da quest'altra parte e prendo sempre il primo filo e porto a noi, ecco, e poi faccio il cordoncino da quest'altra parte. Adesso prendo due fili del mezzo e poi li annodo insieme, così. Ecco. E poi adesso vengo in qua a fare il cordoncino. Adesso ti puoi fermare. Adesso incomincio a fare il giro di qua. L'ultimo cordoncino di qua. Adesso qui dividi, mi vuole 8 fili per fare il fiorellino in mezzo. Ecco, prendi il primo filo da sinistra verso destra e faccio sempre i portanodi, il primo. Adesso prendo su un coro e farò altri due giri col cucino, sempre il primo filo, porto nodi e vado avanti. 4 e 4, 8. Prendo su altri 8 fili da quest'altro lato e poi il filo, il porto nodi da sinistra, da destra verso sinistra. E faccio lo stesso fiore. Lavoro specchio come dall'altra parte. Adesso prendo due fili, chiudo il fiore, ecco, e poi comincio ad andare giù a fare l'altro mezzo foglie, ecco, e avanti. Taglia. Quando sono finiti il fiore, li fate in mezzo. Punto qui e poi comincio a lavorare qua, a fare come ho fatto di sopra, i due giri, ecco sempre il primo filo che fa i portanodi. Questo è un pochino difficile da fare, ci vuole un po' di manualità. Per le distanze. Però facciamo ciò che si fa. Due, tre, quattro,
insieme, un estremo, un filo. Da completare un po' di pace e sono uno, due, tre e quattro. Uno, due, tre e quattro. Vado di qua, fare prova allo specchio. Poi rilego, questa è un'altra nascina qui in mezzo. Adesso ne faccio altri quattro. Uno, due, tre, quattro. Di qua, un'altra missione che ho fatto, tre, quattro, tre. Questo è uno string che faccio adesso, piuttosto di quattro numeri lo faccio da tre, tre e tre. Faccio una colonnina da sé, noi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Questa la faccio da cinque. Uno, due, tre, quattro e cinque.
Adesso faccio la rifinitura a serpentina, che si fa così. Uno, i due senchi, portanodi e cordoncino, andiamo su quest'altro. E prendo su anche altri due fili di qua, dal nastrino, uno, due, ecco. Adesso lascio i primi due fili, poi prendo su, lavoro in quattro fili, uno e due, due. Poi ne prendo su altri due. Ecco, in tutto ho in mano 6 fili. Adesso ne lascio due, gli ultimi due io. E poi lavoro su 4 fili, sempre cordoncino. Adesso ne prendo due di qua, questo altro nastrino. Adesso lascio indietro gli ultimi due qua, come ho fatto prima, e lavoro su 4 fili, faccio cordoncino su 4 fili. Su i due fili davanti, così ho 6 fili in mano. Ecco, e ne lascio due, così faccio la serpentina. Metà è finita, adesso lavoro a specchio, faccio portando questa metà. Stesso modo che ho fatto l'altro, lascio i primi due e vado avanti con quattro. Mi sono dietro a fare l'ultimo giro, che dopo l'ha tagliato, l'ultima rifinitura.
sempre tre nodi, perché è l'ultimo cordoncino che si fa, che dopo va tagliato. Sempre tre nodi ogni filo. Ecco, così si fa il nodo e poi si scambia, perché così dopo non si sfila. Ecco, questo è fatto. Tengo sempre dietro i due del mezzo, i tagli fili corti. I due li lascio indietro. Poi divido i due fili, uno di qua e uno di là, poi li prendo di sotto e ci lavoro sopra. Sì, ecco, poi di qua l'altro filo che nasconde qui sotto, vedete? Torno indietro, faccio il punto gambero, due catenelle e vado giù.
più fitto, così guarda meglio. Vedete, vengono belli pulizia.